Abbiamo voluto fare con attenzione un'analisi di Ischia e Napoli, perché ovviamente io ringrazio che c'è la rappresentante appunto all'aeroporto di Napoli, perché quando parliamo di turismo, parliamo di shopping, parliamo di retail, l'aeroporto è l'asse portante di tutti questi dati, perché ovviamente in una località, soprattutto quella estiva, se non esistono vettori che portino il flusso di turisti, risulta essere abbastanza difficile riuscire a fare questi numeri. Comunque, vediamo come la dicotomia tra transazione e anche naturalmente volume sia ben in evidenza. Cioè, vediamo che ci sono le operazioni di tax free che sono aumentate, sono quelle in giallo, e poi ci sono le operazioni invece del credito sulla spesa. Questo cosa significa? Che nonostante attualmente abbiamo una crescita delle transazioni, la crescita del valore è aumentato molto. Questo è un effetto pricing sicuramente, ma anche l'effetto quantità è bene in evidenza. Cosa possiamo in sintesi? Che i turisti sono arrivati e che hanno speso di più. Possiamo adesso fare un attimo un confronto e lo verifichiamo e lo vediamo con le altre località estive. Questo è molto importante perché abbiamo la possibilità di vedere come Ischia sta performando confronto alle altre località estive. Una performance sicuramente interessante, in crescita, ma che ha un gap rispetto alle altre. Rispetto ovviamente alle altre possibili, agli altri paesi, possiamo così definire. Un'altra caratterizzazione che vi posso evidenziare è il fatto che ci sono delle nazionalità che possono ovviamente aver contribuito. E qui parliamo degli americani, come parliamo dei paesi arabi che hanno avuto e hanno contribuito molto alla crescita in queste località, ma come potete vedere a destra evidenziamo come stanno performando invece in Italia. Per cui l'elemento che noi vorremmo sottolineare è Ischia è sicuramente ha beneficiato di flussi turistici americani, arabi, nonché come potete vedere anche del Regno Unito. Sono sicuramente in crescita, ma c'è un gap molto importante rispetto ad altre località.